Sì, anche. Nella serata del 5 gennaio alle ore 18, due autotrasportatori, uno di origine bielorussa e l'altro di origine ucraina, in seguito a una lite iniziata già all'ora di pranzo e poi proseguita nel pomeriggio, sotto l'effetto di sostanze alcoliche sono venute alle mani e uno, in particolare il bielorusso, ha prelevato presso il proprio mezzo un'arma contundente, in particolare una sbarra di ferro della lunghezza di 60 cm, e ha ferito molto gravemente il collega ucraino, che è stato prontamente ricoverato e versa in pericolo di vita presso l'ospedale San Carlo di Milano. E in seguito a questo il magistrato di turno e gli organi investigativi del provinciale di Lodi hanno assunto informazioni anche da testimoni che hanno portato il magistrato ad operare un fermo per indiziato di delitto per tentato omicidio del camionista bielorusso.